Cari amici, allora tradizionalmente questa ultima parte del nostro programma è dedicata alla cultura e ora parleremo di pittura e subito dopo parleremo invece di cinema con un'artista tarantina che si sta distinguendo anche all'estero. E allora domani alle 18:30 sarà inaugurata la mostra dell'artista Gianfranco Gatto. E il tutto avverrà nei locali dell'Associazione Artistico-Culturale L'Impronta in via d'Aquino 13 a Taranto e saranno in esposizione fino al 9 giugno i lavori realizzati dall'artista tarantino in 30 anni di attività, pensate, iniziata dopo un incidente automobilistico che nel 73 lo costrinse alla sedia a rotelle. E con grande piacere abbiamo Gianfranco Gatto proprio qui. Grazie Gianfranco, grazie per essere con noi. Io lo raggiungo perché conosco, ho il piacere di conoscere questo artista da tanto tempo e devo dire che nel suo cuore c'è grande talento, c'è grande ispirazione, c'è grande sensibilità. E io sono uno qualsiasi, ma lo dicono anche critici eminenti che hanno potuto osservare le sue opere. E allora, questa mostra si chiama I Dieci Comandamenti, è così? Sì, è così. Che cosa hai voluto raffigurare? Proprio questi Dieci Comandamenti in altrettante opere? Sì, in tante opere, ma l'ho voluto raffigurare perché ho voluto fare una retrospettiva. Di solito la retrospettiva si fa quando l'artista non c'è più. Sì. Ma siccome che io sento che sto quasi alla fine della mia carriera, diciamo, ho voluto farla non per me, ma più per chi mi ha aiutato, come Angelo Caputo, sì, come grazie. Studio Tutti di Studio 100. Beh, l'abbiamo altri. Fatto con piacere. Del resto, come si legge anche in una nota di presentazione, da quel terribile 73 Gianfranco Gatto, attraverso i suoi dipinti, ha cominciato ad affrontare e denunciare le tante problematiche che quotidianamente vivono i diversamente abili e l'atteggiamento spesso strafottente dei cosiddetti normodotati. Avrai avuto tanti problemi, no Gianfranco, in tanti anni, no? Iniziando, diciamo, dagli anni Ottanta, quando sono tornato dall'ospedale. Allora... Guarda un po' verso la telecamera, scusa, così parliamo direttamente. Andai per caso al cinema. E da allora non mi hanno fatto entrare, e da allora ho iniziato a ribellarmi, diciamo. Sia per le barriere architettoniche, e sia... mentalmente. Sì. Tornando al discorso dei Dieci Comandamenti, sì. Ho voluto intitolare oltretutto questa mostra perché ci tengo molto a questo quadro. Questo è un quadro che ho fatto nel 94 e ho l'onore di stare in mezzo a quadri del Rinascimento. Del 600, dell'800. Sì, se è possibile mostrarlo, perché scusa Gianfranco, ecco, adesso lo tengo un attimo io. Questa opera a cui si riferisce Gianfranco Gatto è nella pagina di copertina del catalogo della mostra, quindi magari lo possiamo inquadrare e magari riuscire, ecco, a entrare un po' nel dettaglio. Tieni molto a quest'opera perché è stata inserita in un contesto, mi dicevi, di storico, artisti storico, anche del Rinascimento. Anche del Rinascimento, a Castellaneta. Sta alla biblioteca del dell'Arcivescovato. Ah, ecco, sì. E quindi questa è una delle opere. Io ne vedo un'altra, sempre con l'aiuto della regia, se possiamo, ecco, perché così diamo l'idea di che cos'è l'artista Gianfranco Gatto, per vedere il suo stile, la sua tecnica. Questa nell'ultima di copertina invece c'è questo quadro che si chiama Speranza e vedo, cos'è, un veliero? Sì, un veliero, è un satellite. Quel satellite dovrebbe rappresentare tutte le associazioni
mondiali tipo UNESCO, un po' tutti. Tutti, insomma. E quindi quando Simbolo parli di libertà. simbolo di libertà, quello che avete visto è un acrilico su tela. Che tecniche usi? Ecco, prevalentemente l'acrilico su tela? L'acrilico. Prevalentemente l'acrilico su tela, ma non mi accontento solo di fare quadri, certe volte mi voglio evolvere, diciamo, Eh sì. e tento altre tecniche, altri metodi, come si usa di questi tempi, Eh no? sì, beh, insomma, cambiare, cambiare. Cambiare. Mi fa molto piacere una varietà, insomma, di stili, ma una grande intensità. Tra l'altro ha ricevuto anche una lettera dell'arcivescovo Filippo Santoro, l'arcivescovo di Taranto, che non potrà presenziare all'inaugurazione, ma dice: ho ricevuto il gradito dono del volume 10 Comandamenti e l'invito alla presentazione. Non potrò esserci per impegni pastorali, ma oltre a ringraziare, invia la sua benedizione e il saluto per il pieno successo della manifestazione. Ecco, questa è la lettera dell'arcivescovo di Taranto. Ma devo dire, nella tua carriera, 30 anni, non sei stato solo qui a Taranto ad esporre, ma hai girato parecchio, è vero? No, no, sempre per la questione di evoluzione. Io sono convinto che un artista deve se sempre crescere, deve sempre mostrare cose nuove. E per questo motivo, negli anni metà del 90, mi sono trasferito a Roma. A Roma ho avuto la possibilità di fare corsi di mosaico, litografie, serigrafie, acquetinte, acqueforti. Sono cresciuto un po'. Ecco, cresciuto, avrai conosciuto artisti, critici, insomma, colleghi di arte e poi nello sconfinato materiale fotografico, giornalistico e anche video, io so che c'è qualcosa che riguarda anche il famoso marchio Ferrari, è Sì, vero? è vero. Che cos'è? Ecco, forse riusciamo anche a mostrarvi qualche immagine. Perché Gatto con la Ferrari. Niente, nel 92 fui un onore per me, fui invitato dall'Associazione della Ferrari a presentare la mostra La storia continua, che parla dell'Europa che stava nascendo, perché all'epoca nel 92 erano solamente 12 paesi. E io ho rappresentato i 12 paesi e sei quadri dei vari tentativi di fare l'Europa con la forza. Ah, ecco. È un po', tra cui, non so se si può vedere, Sì. un quadro dedicato a una brutta storia, quella di Hitler. Europa di Hitler, ecco. Ecco, vediamo, facciamo vedere anche questo quadro. Ecco, l'Europa di Hitler, no? Questo sogno che aveva il dittatore nazista di un grande impero, no? E beh, insomma, che cosa si vede in questa Europa di Hitler? Si Si vede vedono le solamente bandiere, no? Con le le bandiere, svastiche, miseria, morte, disperazione, morte, no? La disperazione, stella a cinque punte, no? diciamo, lo stato che ha subito di più, perché è uno stato attualmente, Eh è lo sì, stato Israele. di Israele. Eh sì, il popolo ebreo, quindi Ebreo. una disperazione totale. E poi la nostra regia ci potrà anche far vedere qualcosa della Ferrari. Abbiamo qualche filmato, io lo sto vedendo in anticipo, ecco, ve lo preannuncio e poi vediamo. Ecco, sì, ecco, vediamo un Gianfranco Gatto un po' più giovane, naturalmente, con qualche capello in più. E poi questa è l'occasione proprio della Ferrari, no? Di questo tuo invito importante. Si parlava di Europa in quell'occasione. E dove sei stato? Qui a A Maranello? Sei Luna, stato? no, a No. Luna, vicino alla Spezia, Ah, centro degli elicotteristi della Marina Militare. ecco, benissimo. Pensavo direttamente alla No, casa no,
perché l'hanno fatto là quell'anno. Ah, ecco, avete visto il quadro, ecco, sì, che sì, prima vi ho mostrato, che era proprio l'Europa di Hitler. E poi ci sono anche tanti quadri che raffigurano vari soggetti, ad esempio il nostro bel paese, la nostra Italia, che Gianfranco Gatto ha rappresentato in questo modo. Io ve lo vorrei far rivedere, anzi forse il quadro che abbiamo visto poco prima di questo, ma lo abbiamo anche qui e poi ce lo facciamo commentare. Ecco, questi sono i quadri che furono esposti in Liguria in occasione di quell'evento della Ferrari, mentre tornando in studio possiamo mostrare questa raffigurazione dell'Italia. Perché la vedi così l'Italia? Perché l'Italia si chiamava Saturnia, non Italia. E si dice che Saturno fu cacciato da Dio. Ah, fu cacciato dall'Olimpo, dai. E lui si rifugiò in Italia. E prese il nome Saturnia. Quindi il tema ricorrente è quello dell'identità geografica, della storia, dell'evoluzione. E poi ci sono anche alcuni aspetti che possono sembrare a metà strada tra il sogno e il gioco, come questo quadro che vi vorrei mostrare, sempre prendendo spunto dal catalogo, che è l'aquilone. E allora, questo aquilone è molto particolare perché, vedete, c'è un bimbo o una bimba, adesso non riesco a vedere, e poi c'è un aquilone all'interno, che cosa si vede? Un clown. Insomma, che rappresentazione hai voluto dare a questo quadro? C'è una frase che ora non mi ricordo, c'è scritto lì dietro. Sì. Allora, quando gli avvoltoi si mettono a giocare, i bimbi smettono di giocare. Quindi la rappresentazione del clown dovrebbe essere la rappresentazione delle avvoltoi. Gli avvoltoi. Perché si travestono da clown per Eh sì, per cercare di attrarre, no? Magari voi avete visto quanti ci sono i famosi orchi, anche su internet purtroppo, no? Che adescano i più piccoli. Poi ci sono tante altre brutture in questo mondo che riguardano il mondo dei minori. Adesso attualmente la corruzione. La corruzione in politica è davvero pazzesca. Ma anche sì, anche dici bene, nel mondo delle imprese, no? Gli appalti, avete visto che cosa sta succedendo per l'Expo 2015 di Milano, che cosa è successo per il Mose di Venezia, quest'opera per arginare il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, un'opera plurimilionaria che ha evidentemente ha suscitato gli appetiti di più di qualcuno. E insomma c'è di che riflettere. Tra l'altro devo dire che Gianfranco Gatto si è cimentato anche nella descrizione dei sette vizi capitali, è vero? E insieme all'ira, alla lussuria, alla superbia, all'avarizia, all'invidia, alla gola, all'accidia, ci sono tante raffigurazioni, tanti esempi di ciò che è nella natura umana e che dobbiamo certamente limitare, se possibile abbandonare completamente. Ognuno di noi ha qualche vizio, indubbiamente. Però, ecco, come li rappresenta il nostro amico Gianfranco Gatto con quadri di forte impatto? Ecco, io vorrei tornare, ecco, possiamo mettere da parte il filmato sulle Ferrari perché abbiamo visto, ecco, se volete per gli appassionati vi facciamo vedere ancora qualche immagine, insomma, perché sono sempre immagini, oddio, anche un po' datate magari, no, per qualche modello retro, però insomma questa fu una delle tue esperienze. Ma tornando in studio, non so, so che c'è un altro DVD, non so se riusciamo a vedere anche qualcos'altro. Tornando in studio, ecco, vi volevo far vedere ad esempio un'altra rappresentazione, appena sarà possibile, di questi vizi capitali.
e nel caso specifico mi ha colpito molto la raffigurazione dell'ira con un essere bendato e tra un po' vedremo anche nel dettaglio. Mi dicono che ora non è possibile. Ecco, perché questi vizi, Gianfranco, in evidenza? Perché attualmente, tornando alla corruzione, oltre alla corruzione c'è la lussuria. È un vizio. È un vizio. Abbiamo sentito dei minori che si prostituivano. La lussuria, che posso dire? E poi anche certi eccessi, no? Eccessi. Possono sembrare anche piccole cose, ma c'è una percentuale di obesità in questo paese enorme, dovuta alla gola. Ecco, sto vedendo delle immagini di un altro vernissage, una delle tante a cui ha partecipato, non so a cosa si riferisce questo filmato, comunque è un'ulteriore testimonianza di quante persone seguono questo artista che si sta distinguendo sempre per forza comunicativa e per numerose recensioni, insomma, a livello nazionale davvero importanti. Poi voglio ricordare anche le sue partecipazioni all'estero, Lugano, Barcellona, Vienna, Atene, Cannes, Londra, Monaco di Baviera, Detroit negli Stati Uniti. Insomma, per non parlare delle testate che si sono occupate, le testate giornalistiche che si sono occupate di questo artista, dal Corriere della Sera, La Nazione, alla Gazzetta del Mezzogiorno, Paese Sera, Avvenire, Messaggero, insomma, chi più ne ha più ne metta, oltre naturalmente alle televisioni nazionali e locali. Insomma, è una bella mostra, andatela a vedere, ci sono solo 3 giorni a disposizione, no? Dal 7 al 9, quindi 7 sabato, 8 domenica, 9 lunedì. Vogliamo ricordare la mostra I 10 comandamenti, retrospettiva di 30 anni di carriera dell'artista Gianfranco Gatto. Il tutto nella sede dell'Associazione Artistico-Culturale L'Impronta, via d'Aquino 13 a Taranto, vernissage, quindi l'inaugurazione, 18:30 domani. Va bene? E allora, grazie Gianfranco. Voglio dire l'ultima cosa. Sì. Io ripeto, ho fatto questa mostra per ringraziare tutti voi. E spero che, perché oltre a quello che mi avete dato, mi è rimasta un'amicizia tra voi. Pertanto spero che ci state. No? È vero, grazie, grazie Gianfranco, davvero. Oh, è stato un piacere, è stato un piacere ospitarti. In bocca al lupo per la tua carriera artistica e per la tua vita in generale, grazie. Naturalmente.